alla fine edizione non riesce il grande slam, l'opportunità di mettere alle spalle gran amica del Duca Ribelle viene spenta da un Sant'Agostino che non molla nulla, anzi gioca a viso aperto la propria gara nonostante fosse passata sotto per via del gol del solito intramontabile Benito Emilio Docente. Peccato perché per il Riccionese, dopo la vittoria esterna sul campo del Massimo Ghera, era lecito aspettarsi qualcosa in più visto anche il risultato dell'andata, ma il girone di ritorno si sa è un altro campionato. Allora, con l'immagine a cura di Eugenio Angeli, vediamo le azioni salienti di questo match con gli ospiti che vanno subito alla battuta con Mazzoni. Ma Passaniti c'è. Dall'altra parte recrimini riccionesi per questo intervento scomposto sul numero 2 di casa Borghini. La direttrice Chiara San Giorgi, sezione di Imola, fa segno di proseguire. Passato il pericolo, i neroverdi, o i ramarri come definiti dai loro tifosi, si rendono pericolosi con l'asse Mazzoni-Fiorini. Passaniti si fa trovare pronto, come del resto segue la traiettoria quando Capitani Iazzetta ci prova dalla distanza. Fiorini incude timore, ma Passaniti non cede nemmeno sul tentativo del compagno in maglia numero 8, Ceresi. Finalmente si rivede la Fiericcione ed eccolo qui, traversone dalla sinistra, Docente non deve neppure saltare, da perfetto rapace d'area di rigore di testa in fila all'estremo ospite, Repre a questo punto meritato per l'ex Rimini, con tanto di inchino finale. Ma il pareggio arriva un paio di minuti dopo, punizione di Capitani Iazzetta, sponda di testa, Fioretti stoppa la sfera, si gira e scarica il pallone in fondo alla rete, 1-1 ristabilita la parità in campo. Sotto la direzione di Chiara San Giorgi le squadre vanno a riposo sull'1-1. Nella ripresa Passaniti è chiamato subito all'intervento sul tiro di Raspadori. Dall'angolo il portiere è costretto prima a una respinta di pugni e poi a una prodezza sulla conclusione ravvicinata che noi ci gustiamo al rallentatore, anche per la gioia dei suoi principali supporters, i propri genitori. La replica è affidata a Docente, ma l'attaccante non riesce a trovare gloria, mentre il Sant'Agostino dall'angolo arriva a colpire di testa senza trovar fortuna. Schemi a questo punto che saltano e quando Alberigi sembra trovare il pertugio giusto, la parata di Costantino è davvero numero uno. Ma Graziallo poco dopo Emilio Benito Docente, quando Borghini al centro serve l'assist e 2-1 l'attaccante calcia malamente, come del resto poco dopo quando ha una nuova chance per farsi perdonare. Il Sant'Agostino ringrazia e per poco non reca lo scherzetto, ma il traversone di Fioretti si perde nel vuoto, con Chiara San Giorgi che a questo punto decreta la fine del match. 1-1 che non fa male a nessuno, due squadre che giocano divertendosi.